Un saluto a tutti i followers di AndroidLive.it. Oggi siamo in compagnia di Acer Liquid S1 per il nostro video focus sui benchmark e sul gaming. Quindi andiamo subito a sbloccare il telefono. Avevo già aperto erroneamente Antutu, quindi andiamo a lanciare Antutu Benchmark. Come al solito, adesso io lancerò il test, poi interrompo il video e ci vedremo a test concluso. Quindi lancio il test è iniziato, ci vediamo tra qualche minuto. A dopo, ragazzi. Eccomi di nuovo qui, ragazzi. Allora, il test di Antutu è terminato. Andiamo a vedere dove ci siamo posizionati con il nostro Acer Liquid S1. Abbiamo totalizzato 17.235 punti. Ecco qui, devo dire che è un discreto punteggio. Ci andiamo a posizionare addirittura sopra il Nexus 4, quindi insomma sicuramente un ottimo risultato. Andiamo a vedere anche il voto che ci dà Antutu. Appunto, Antutu ci dà good job, quindi un buon giudizio. Ripeto, 17.235 punti. Perfetto, quindi possiamo chiudere Antutu Benchmark e andiamo a lanciare il gioco che ormai noi utilizziamo per le nostre prove, ovvero Dead Trigger. Dovrebbe essere già al massimo dei settaggi. Ora gli daremo un'occhiata. Vediamo se i dettagli sono al massimo. Height, vedete, dettagli, graphic details alti, perfetto. Quindi andiamo a lanciare la nostra missione e vediamo come questo Acer Liquid S1 si comporta con D-Trigger. Perfetto, iniziamo. Per il momento devo dire che non è male. Sembra abbastanza fluido. Sembra abbastanza fluido. Adesso qui un lag dei comandi, però devo dire che si sta comportando abbastanza bene. Insomma, devo dire che onestamente pensavo che avesse un po' più di difficoltà, invece devo dire che questo Acer Liquid S1 si sta veramente comportando molto bene con D-Trigger, perché come noi vi ho detto più e più volte, non è facile far girare un gioco del genere al massimo dei dettagli. Devo dire che veramente è un'ottima esperienza di gioco anche con i dettagli al massimo. Vediamo se riusciamo a finire il livello. Non dovrebbero mancare tanti zombie da far fuori. 6, vediamo se riusciamo. Qualche micro impuntamento, però devo dire assolutamente, devo dire qualche micro impuntamento, però devo dire assolutamente promosso il gaming per questo Liquid S1. Veramente mi ha stupito in positivo. Sicuramente un'ottima esperienza di gioco, veramente. Un'esperienza di gioco del genere l'avevo riscontrata, usciamo brutalmente da D-Trigger, l'avevo riscontrata su telefoni con hardware molto più potenti. Invece devo dire che questo Liquid S1 mi ha veramente sorpreso in positivo. Quindi buon punteggio benchmark, ottima esperienza per quanto riguarda il gaming. Quindi per questo focus sul gaming e i benchmark è tutto. Un saluto da Shido per AndroidLive.it.